Roberto Peretto, Marco Pozzetti, Filippo Falotico, 18 dicembre, via Genova, Torino. Umberto Leone, 14 dicembre, scalo di Orbassano. Sono i nomi degli ultimi 4 morti sul lavoro nella nostra città metropolitana. Per loro e per tutte le cadute e i caduti sul lavoro, per ogni persona che ha perso la vita lavorando, vi chiedo un minuto di silenzio. Abbiamo posto in essere la questione di ripristinare il protocollo su legalità, trasparenza e sicurezza nel settore dell'edilizia, costituire una cabina di regia attraverso segnalazioni qualificate da referenti sindacali CGIL e CISUIL per far fronte a interventi tempestivi da parte di quelle che sono le verifiche ispettive. È un impegno con tutte le associazioni, istituzioni, come promuovere la cultura della sicurezza e un piano robusto della formazione. Inoltre, sempre in sinergia con gli enti, le istituzioni e le associazioni datoriali, mappare tutti quelli che oggi sono i cantieri, la vera emergenza nel settore dell'edilizia. Donne e uomini che sono usciti di casa e che non sono più tornati. Già previsto per il 12 gennaio un incontro convocato dal prefetto proprio per rivedere il protocollo sull'edilizia che risale al 2010. Dal 2010 ad oggi è cambiato tutto, sono cambiate le persone che lavorano, la fretta, diciamo, per raggiungere i lavori del bonus 110% comporta il fatto che ci siano tante lavoratrici e tanti lavoratori che magari non sono formati. E quindi il fatto di avere già una data nella quale almeno sul settore dell'edilizia si riesce a risottoscrivere e ad aggiornare il protocollo del 2010 per noi è un risultato importante, che non restituisce la vita a chi l'ha persa, ma probabilmente può permettere di salvarla ad altre persone. Per questo siamo qui oggi e ringrazio tutte e tutti voi. Se siamo soddisfatti per il fatto che c'è un provvedimento specifico per l'edilizia e il superbonus, siamo molto preoccupati per la frenesia che si è messa in campo, in quanto sappiamo che tanti lavoratori si erano allontanati dall'edilizia. Quindi si stanno assumendo persone con le forme più strane, senza il contratto dell'edilizia, con le partite IVA, con contratti pirata, non c'è formazione sufficiente, non c'è informazione, vanno coordinati i controlli e va fatta anche una chiara azione di repressione, fino all'introduzione di una sorta di patente a punti per coloro che sono abituati a trasgredire le norme, che devono essere esclusi anche dagli appalti pubblici. Fretta o il profitto, che è capace di far convivere la ripresa economica con il rispetto dei diritti e della vita delle persone.